Matteo Renzi riconfermato segretario alle primarie del PD. È un nuovo inizio, non una rivincita, dice l'ex premier che ottiene oltre il 70% delle preferenze. Staccati gli sfidanti, il ministro Orlando si attesta appena sotto il 20%, il governatore della Puglia Emiliano supera il 10%. Più di 1.800.000 i votanti, un'affluenza superiore alle aspettative, ma decisamente inferiore alla tornata del 2013. Ma sul futuro del partito gli sconfitti Orlando ed Emiliano promettono battaglia, a partire dalla legge elettorale e dalle alleanze. Le critiche più dure arrivano dagli ex compagni di partito. Con le renziarie si è passati dal partito della nazione al partito della fazione, attacca Gotor, dal Movimento 5 Stelle Di Maio avverte. L'unico vero trionfo della democrazia sarebbero state le elezioni per un nuovo Parlamento. Celebrazioni e cortei in tutta Italia per il 1° maggio. I segretari di CGIL, CISL e UIL hanno scelto Portella della Ginestra in provincia di Palermo, dove il 1° maggio del 1947 gli uomini del bandito Salvatore Giuliano spararono sui contadini. Nulla da festeggiare, siamo qui per far ripartire il paese, dicono i sindacati. A Torino c'è tensione e scontri tra polizia e centri sociali, ne parliamo anche in TG Cronache. Il lavoro è la priorità, sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella alla celebrazione del 1° maggio al Quirinale. Gli indicatori dell'economia sono tornati in positivo, ma la disoccupazione è ancora troppo elevata. Dobbiamo fare di più per ridurre gli squilibri, altrimenti la crisi rischia di contagiare anche le istituzioni, dice il Capo dello Stato. Nel pieno della polemica sulle presunte collusioni tra alcune organizzazioni umanitarie e gli scafisti continuano gli sbarchi sulle nostre coste, restano allarmanti i dati, sono quasi 37.000 le persone salvate nel Mediterraneo dal 1° gennaio ad oggi. Per fermare le ONG sospette intanto si studia la possibilità di vietare l'attracco a chi non ha bilanci trasparenti e rapporti chiari con le istituzioni italiane. Il successo della Lazio nel derby di Roma lancia la Juventus verso il 6° scudetto di fila con 9 punti di vantaggio e 4 giornate ancora da disputare. I bianconeri possono così diventare campioni d'Italia già la settimana prossima. Per i giallorossi ora il rischio è di perdere il 2° posto con il Napoli a 1 punto di distacco e con un calendario più agevole per la squadra di Sarri. Una buona giornata, un buon 1° maggio dal telegiornale della 7, dunque un 1° maggio di riflessione sicuramente per il Partito Democratico, numeri alla mano, numeri peraltro non ancora ufficiali ma che indicano la direzione, che è quella che porta verso Matteo Renzi, che si riprende il partito con un'affluenza che sicuramente è un successo se si vanno a vedere le ultime stagioni, quelle delle inchieste, quelle della scissione, ma è un'affluenza più bassa rispetto alla consultazione di 4 anni fa. Tant'è Renzi che vince. Dicevamo si riprende il partito, però adesso c'è un lavoro fatto che non va disperso e questa è già la prossima sfida. Cominciamo però dai numeri. 1.848.658 schede e quasi 4 milioni di euro incassati, per un risultato che suona come un plebiscito per Matteo Renzi, che si attesta oltre il 70%, con 1.283.389 voti, i dati non sono ancora del tutto definitivi. A qualche anno luce di distanza c'è Andrea Orlando con il 19,50% e con 357.526 voti. E infine Michele Emiliano, con 192.219 voti, pari al 10,49%. Vittoria senza se e senza ma quella di Matteo Renzi, con gli auguri che arrivano persino da Emmanuel Macron. Ma visti in controluce, i risultati di ieri disegnano un partito che sta cambiando pelle e che rispetto al 2013, politicamente un'altra era geologica, dice Renzi, ha perso quasi un terzo dei votanti. Nel 2013 furono 2.800.000, l'anno prima, alle primarie di coalizione, si andò oltre la soglia psicologica dei 3 milioni. E tuttavia la vittoria di Renzi segna un punto di ripartenza straordinario perché riguarda tutto il paese, con l'eccezione della Puglia di Michele Emiliano che rimane tenacemente anti-renziana. Qualche dato significativo: in Veneto Renzi domina con il 73,5%, in Basilicata va oltre il 61%, ad Avellino tocca quota 75%, in Sicilia ci sono punte variabili
variabili che vanno dal 70% di Siracusa fino all'86% di Ragusa, ma a Caltanissetta la spunta Andrea Orlando col 40% dei consensi. Insomma, una vittoria diffusa, per certi versi inaspettata. Le attese della vigilia disegnavano un risultato molto più prudente. Basti dire che l'asticella era stata posta dallo stesso Renzi su 1 milione di votanti. Entusiasmo nel PD, ma riflessioni politiche da fare subito, visto che il quasi dimezzamento di affluenza c'è. In Emilia-Romagna e Toscana, per dire, le regioni rosse per tradizione, Renzi vince in termini percentuali, ma in termini assoluti si registra un dimezzamento della partecipazione al voto. Lo stesso in Umbria, dove si è perso per la strada quasi il 40% dei votanti del 2013. Certo, i quasi 2 milioni di ieri sono un buon motivo per esultare, ma solo per un pomeriggio, perché da domani comincia la riflessione politica del voto, che è ben altra cosa. Ecco qui dunque la riflessione politica del voto, dicevamo, che porta verso le nuove sfide, quelle imminenti che ci riportano alla data di giugno, quella delle comunali, ma poi ci sono le sfide più a lungo termine che riguardano, e si discute molto sulla scadenza naturale o meno della legislatura, il rapporto con il governo Gentiloni e poi la legge di stabilità. Bisognerà, dicevamo, non disperdere il consenso comunque acquisito. In questo senso Renzi parla di una nuova fase, di una gestione collegiale del partito, e si rivolge soprattutto ai due sfidanti sconfitti che pure hanno i numeri per fare a loro volta riflessioni significative. Matteo Renzi si riprende il PD, ma assicura non è una rivincita, è un nuovo inizio. Sorpreso per il risultato ottenuto, che ha superato di gran lunga le aspettative della vigilia, il neo segretario Dem ringrazia gli avversari Andrea Orlando e Michele Emiliano, ai quali promette di farsi carico delle loro battaglie, e il premier Paolo Gentiloni. Ci attendiamo molto e lavoreremo a fianco del governo con grande convinzione, dice, lasciando intendere che le elezioni anticipate non sono un punto prioritario nell'agenda del PD. Parole rassicuranti per Andrea Orlando che, nonostante la sconfitta, resta convinto che la proposta politica che ha avanzato in queste primarie, e cioè la costruzione di un ampio centro-sinistra senza alleanze con le destre, sarà presto accolta dall'intero partito. Non è arrivato il momento di smobilitare, spiega il guardasigilli, che fa comunque notare il milione di voti in meno rispetto alle primarie del 2013. Nel partito resterà anche Michele Emiliano, ultimo nella corsa per le primarie, che, forte dei voti ottenuti al sud, siamo al 10,5%, è un risultato straordinario, dice, ribadisce comunque l'intenzione di portare avanti la sua guerra interna al partito. Renzi deve rispettare tutte le pluralità del PD e può dimenticare che faremo quello che dice lui, altrimenti lo scontro sarà frontale. Le critiche più dure arrivano dagli ex compagni di partito. Con le renziarie si è passati dal partito della nazione al partito della fazione. La vittoria di Renzi conferma la distruzione del centro-sinistra, attacca Miguel Gotor, esponente di spicco di Articolo 1 MDP, che spera che nel nuovo movimento confluiscano i voti degli elettori che hanno sostenuto Orlando ed Emiliano. Un Renzi più forte non è mai stato un fattore di stabilità. Con lui il partito è piccolo e isolato, incapace di guidare il centro-sinistra, gli fa eco Alfredo Dattorre. Le primarie del PD diventano anche terreno di critica per le opposizioni. Dopo il no al referendum, l'unico vero trionfo della democrazia sarebbero state le elezioni, invece ci hanno rifilato l'ennesimo governo mai passato per le elezioni primarie e non a caso hanno perso un altro milione di votanti, scrive su Facebook il grillino Luigi Di Maio. Sulla stessa linea Matteo Salvini. Finalmente la farsa delle primarie è finita, adesso Renzi ci porti al voto subito, dice il segretario della Lega, mentre da Forza Italia si fa sentire Paolo Romani. Adesso sulla legge elettorale bisognerà trattare con Renzi, il commento del capogruppo azzurro al Senato, che però avverte una certa stagione, un certo approccio al potere si è chiusa definitivamente. E non si chiude definitivamente mai nel nostro paese la madre di tutte le battaglie che riguarda il lavoro. Dunque il 1° maggio arriva a far riflettere il PD come tutte le altre forze politiche, e arriva a far riflettere anche in fondo i sindacati che si sono dati appuntamento in Sicilia. Una giornata non di festa ma di impegno, sindacati che hanno difficoltà in questa fase a trovare interlocutori ma anche a trovare una classe da rappresentare, ma le difficoltà arrivano soprattutto dai numeri della disoccupazione.
È partito col ricordo delle vittime di Portella della Ginestra il 1° maggio dei 3 leader sindacali nazionali uniti in Sicilia per le celebrazioni della festa del lavoro nella piana degli albanesi. Dal cimitero che riunisce le spoglie delle persone uccise nella strage di 70 anni fa è partito il corteo che ha raggiunto il luogo dell'eccidio, un luogo simbolo per la storia del sindacalismo italiano che nonostante i decenni trascorsi continua a dover fare i conti con una situazione difficilissima per il mondo del lavoro, peggiorata oltretutto dalla lunga crisi non ancora conclusa. E proprio da Portella, quindi, i segretari nazionali di CGIL, CISL e UIL rilanciano i temi da affrontare al più presto. Quelli che sono stati sanciti sul primo articolo della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Noi ancora ci crediamo e per fare in modo che questa sia anche una speranza per il futuro bisogna combattere contro l'illegalità che ancora a 70 anni di distanza è diffusa nelle nostre regioni meridionali e per lo sviluppo economico del paese per evitare che i nostri giovani vadano all'estero. Il grande tema è come si crea del lavoro, come si fa un piano straordinario, come si trovano le risorse per fare un piano straordinario a partire dal fatto che questa lunga stagione pochi si sono arricchiti e molti invece hanno visto impoverire la loro condizione, quindi giustizia fiscale, lotta all'evasione, lotta alla corruzione. Come rilanciamo l'economia del paese, come rilanciamo lo sviluppo e la crescita e di conseguenza come creiamo l'occupazione per i tanti disoccupati che abbiamo nella nostra Italia, in modo particolare i giovani e anche per i tanti lavoratori e le tante lavoratrici che ogni giorno temono di perderlo il lavoro. Quanti morti sul lavoro dobbiamo ancora piangere, ha detto nel comizio Anna Maria Furlan. Basta con l'austerità e secondo Carmelo Barbagallo della UIL tra i sindacati occorre adesso un nuovo patto federativo unitario e per Susanna Camusso della CGIL la vicenda della cancellazione dei voucher dimostra che i sindacati sono più che mai necessari. La giornata è stata celebrata a Milano anche con una manifestazione antirazzista. Tensioni e scontri invece al corteo di Torino tra le forze dell'ordine e un gruppo di antagonisti dei centri sociali che hanno tentato di raggiungere l'accesso a Piazza San Carlo dove si è tenuto il comizio dei sindacati. Prima o poi anche al 1° maggio, lontano dai nostri confini, però torniamo per un attimo anche alle parole del Presidente della Repubblica che ha scelto di sottolineare un punto di vista davvero svantaggioso in questo momento, che è quello dei giovani che guardano un mercato del lavoro che fatica a includerli. Il lavoro, fondamento della Repubblica, come volero i costituenti, priorità della democrazia. Sergio Mattarella festeggia in Quirinale il 1° maggio con parole anche di preoccupazione. La crisi rischia di contagiare le stesse istituzioni rappresentative. E laddove l'esclusione del lavoro colpisce tante donne, uomini, giovani, intere famiglie, il bisogno e l'insicurezza possono inoltre innescare una pericolosa spirale di sfiducia. Il 1° maggio, festa del lavoro, in questo senso per Mattarella rappresenta una festa della Repubblica, occasione di riflessione e impegno. Siamo usciti dalla recessione, gli indicatori dell'economia tornano a mostrare segni positivi, ma restano le disparità gravi del meridione, resta il tema grande della disoccupazione giovanile e delle donne. La risposta deve per Mattarella essere europea e certo non servono nazionalismi e barriere protezionistiche. La sfida della competizione e della tecnologia che riduce l'occupazione si deve combattere rimettendo in gioco le giovani generazioni, a cui sono più congeniali il nuovo linguaggio e le competenze tecniche. Servono più laureati, più relazioni tra scuola e mondo del lavoro. Di fronte alla globalizzazione, l'orizzonte non è la svalutazione del lavoro, terreno che ci vedrebbe perdenti, ma un lavoro di qualità tecnologicamente evoluto. Bisogna anche accompagnare e sostenere, dice Mattarella, chi lavoro non lo ha, che non deve restare solo. Bene la legge contro il caporalato e il reddito di inclusione, ricordato dal ministro Poletti. E però poi sono anche i giorni della polemica, a questo punto politica ma anche istituzionale, che riguarda le modalità di salvataggio in quel braccio di mare che separa le coste africane dalla Sicilia. Lo sapete, le parole sono state quelle del procuratore di Catania, che ha avanzato perplessità proprio sul lavoro delle ONG, sui fondi che queste ONG utilizzano, perché i costi sono altissimi. Dunque, come si salva e come
come funzionano le cose in quel braccio di mare. Di sicuro partiamo dall'evidenza che quelle parole hanno sicuramente gettato ombre molto lunghe su un'attività quotidiana che prosegue e che è indispensabile anche a monitorare solo i numeri delle ultime ore. 188 migranti, tra di loro 27 minorenni non accompagnati e un ventenne ferito da colpi d'arma da fuoco, probabilmente durante l'attesa del viaggio nei centri di detenzione gestiti in Libia dai trafficanti. Mentre in furia la polemica aperta dal procuratore di Catania sul ruolo di alcune ONG nell'aumento dei flussi della migrazione nel Mediterraneo, si continua a lavorare, si soccorrono barconi carichi di migranti in difficoltà. Sembra solo una strana coincidenza, ma il primo sbarco registrato su le coste italiane dopo le parole di Carmelo Zuccaro è gestito proprio da un'organizzazione non governativa, una di quelle inserite dal magistrato nella lista di quelle che operano limpidamente senza alcuna ombra sui finanziatori della loro attività. A Pozzallo è infatti arrivata la nave Aquarius di Medici Senza Frontiere, chiamata a fare l'ultimo lungo tratto di mare dopo tre diverse operazioni di salvataggio rese più complicate da giorni di mare agitato. Nonostante questo, nonostante il maltempo degli ultimi giorni, restano i dati allarmanti di un significativo aumento del numero dei migranti salvati in mare, che fa registrare un più 35% rispetto alle cifre record dello scorso anno. Erano infatti poco più di 27.000 le persone recuperate nel Mediterraneo nei primi 4 mesi del 2016, sono quasi 37.000 dal 1 gennaio oggi. Ogni minuto che perdiamo a fare polemiche, a diffondere informazioni false, non corrette, e a polemicare sul ruolo delle ONG nel Mar Mediterraneo, sono minuti e ore perse a cercare una soluzione per risolvere questa crisi umanitaria. C'è l'emergenza, ma ci sono anche le inchieste e le proposte per far diradare le ombre calate su alcune ONG, su come vengano finanziate per conto di chi lavorino. Per questo governo e Parlamento lavorano anche all'ipotesi che chi opera nel Mediterraneo debba fornire la lista di chi sovvenziona barche ed equipaggi. Benvengono le indagini, si faccia assolutamente chiarezza. È sacrosanto, è giustissimo, ma non si crei un clima di sospetto generalizzato che non fa male a nessuno e soprattutto pone in cattiva luce quella che è un'azione meritoria, difficile, come quella appunto di salvare vite umane. E dunque i temi che riguardano anche l'immigrazione e l'accoglienza, divisivi nel nostro paese, abbiamo visto quanto mai divisivi in una fase calda, caldissima del ballottaggio francese, 6 giorni, 7 contando oggi alla sfida tra Macron e Le Pen, e ci sono i temi del lavoro celebrati nella giornata di oggi, ma dicevamo soprattutto quelli populisti sull'immigrazione e sull'accoglienza a marcare la divisione che segnala un bivio forse più cruciale che mai per un paese come la Francia. Ha il sapore dello scontro storico e ideologico il primo maggio francese di quest'anno, anche perché siamo a meno di una settimana dal secondo turno delle presidenziali, dunque la lotta è all'ultimo colpo, compreso quello lanciato stamattina dal padre di Marine Le Pen, Jean-Marie, anche se come sempre rischia di essere controproducente per il fronte. Alle 11 infatti, durante le celebrazioni per Giovanna d'Arco e davanti al suo popolo, quello acclama, commenta beffardo la visita di Macron al cimitero dei deportati. È un cattivo presagio per lui, ridacchia. Ma Emmanuel Macron non ribatte e replica con i fatti altamente simbolici. Nelle stesse ore infatti eccolo a rendere omaggio a Brahim Bouaram, il giovane marocchino assassinato nel 95 proprio dai militanti dell'estrema destra. Perché oggi, ribadisce Macron con preoccupazione, i sentimenti estremisti e razzisti sono purtroppo ancora vivaci. Concetti ribaditi anche nell'intervista rilasciata poche ore prima alla BBC, durante la quale torna anche sull'Europa. Ho difeso e difendo l'idea di Europa, spiegato, ma il malfunzionamento dell'Unione non è più tollerabile, deve essere riformata in profondità, altrimenti rischiamo una Frexit. Concetti rilanciati infatti non a caso da Marine Le Pen durante il comizio nella banlieue parigina di Villepin, insieme alla conferma di voler nominare come primo ministro in caso di vittoria il leader di Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Tutti temi sui quali i due candidati all'Eliseo si affronteranno comunque faccia a faccia nel prossimo e ultimo dibattito televisivo del 3 maggio.
Ci sono notizie che arrivano di tensione prevedibile anche nel 1° maggio di Istanbul. Parliamo della Turchia, la conferma che ci sono stati 207 fermi nella giornata di oggi da parte della polizia. Manifestanti del Partito di Liberazione del Popolo hanno provato a raggiungere piazza Taksim scandendo lo slogan "Il 1° maggio non può essere proibito". La grande piazza di Istanbul è interdetta, lo ricorderete, dal 1° maggio del 2013, quando fu cuore delle proteste contro il governo di Erdogan, che decise di tagliare gli alberi del parco per costruire una caserma e una moschea. La piazza era tornata piazza del 1° maggio solo nel 2000, dopo decenni di interdizione. Nel 77 la piazza piena di gente era stata assalita da sconosciuti che uccisero 34 persone. E andiamo molto molto lontano dalla vecchia Europa e dalla Turchia per raccontare uno scenario simile, anche se la storia del paese, il Venezuela, è una storia decisamente diversa, però la quotidianità è fatta anche lì di arresti, di fermi, di povertà, di saccheggi e di perdite in termini di vite umane, una trentina di persone che hanno perso la vita nelle proteste di oggi. La crisi è quotidiana, non ci sono beni, non c'è cibo, il governo prova a correre ai ripari, appoggiato anche dalle parole del Papa, che chiede soluzioni per una crisi che non sembra invece avere fine. Ho deciso di aumentare del 60% il salario minimo e le pensioni dei lavoratori statali dal 1° maggio. Aumenterà anche il valore della tessera alimentare. Nicolás Maduro prova a riconquistare i venezuelani con il terzo aumento in 5 mesi e con la promessa di nuove elezioni regionali. Ma difficilmente il presidente bolivariano riuscirà a raddrizzare una situazione che sembra ormai essergli sfuggita di mano. Il paese è in ginocchio, devastato dall'inflazione, con la maggior parte della popolazione che non riesce a reperire cibo e medicine, manifestazioni quasi quotidiane che finiscono sempre in scontri con la polizia e che nell'ultimo mese hanno visto morire 29 persone. Anche per oggi, 1° maggio, le opposizioni hanno organizzato cortei in tutto il Venezuela, mentre tra sabato e domenica le marce di protesta hanno lasciato il posto alle commemorazioni delle vittime degli scontri. Una situazione difficile per un paese che fino a pochi anni fa navigava nel ricco mare del petrolio, con il quale riforniva i governi amici del Sud America, a cominciare da Cuba, che in cambio del greggio inviava medici e paramedici. Proprio il crollo del prezzo del petrolio è stato l'inizio della fine del chavismo. Al Papa, che ha chiesto di riportare la pace in Venezuela, Maduro ha risposto che la destra fascista ha promosso un golpe permanente e non vuole il dialogo. Accusa che gli rimbalza addosso da uno dei capi dell'opposizione, Enrique Capriles, che in un'intervista alla stampa si è rivolta all'Italia: a voi dico solo una cosa, ricordate Pinochet e non permettete che accada di nuovo. E poi siamo al calcio, i verdetti della 34esima giornata, forse li ricorderemo perché hanno dato segnali inequivocabili sulla voglia del Crotone di lottare fino all'ultimo per non retrocedere, sulla mancanza di equilibrio nella gestione delle milanesi, sulla bellezza del gioco del Napoli, ma soprattutto sullo strapotere della Juventus. Pensate, potrebbe concedersi il 6° scudetto consecutivo e una festa a cavallo tra le 2 semifinali di Champions. Lo scudetto è ormai un capitolo chiuso e questo è il verdetto della 34esima giornata. Il vantaggio della Juve sulla Roma è ora di 9 punti a 360 minuti dalla fine, un'enormità. La squadra di Spalletti ha perso in un solo colpo derby e anche la possibilità di raggiungere i bianconeri in vetta. E ora deve difendersi dall'attacco dello splendido Napoli di Maurizio Sarri, che insegue ad una lunghezza. Era dall'11 novembre 2012 che la Lazio non vinceva un derby in campionato. C'è riuscita dominando la gara sia sul piano fisico che tattico, dimostrando una chiarezza di idee che i giallorossi sembrano aver smarrito da tempo. Luciano Spalletti ha sbagliato molto, Simone Inzaghi invece ha indovinato tutto. La sua strategia, squadra corta e contropiedi veloci, ha funzionato. E il giovane Keita ha fatto la differenza, segnando 2 reti e rendendo inutile il rigore trasformato da De Rossi e concesso per sbaglio dall'arbitro Orsato. Malissimo Dzeko, così come Nainggolan, e Totti da tempo ha smesso di essere il salvatore a cui aggrapparsi nei momenti difficili. La verità è che la Roma fatica a reggersi in piedi, logorata da stanchezza e nervosismo. Al contrario del Napoli, che anche a San Siro ha mostrato il suo gioco magnifico, che non è esagerato definire tra i più belli d'Europa. Con un solo difetto, l'incapacità di chiudere le gare, di concretizzare le tante occasioni create. È successo anche ieri, a stendere l'Inter infatti è stato solo un errore di Nagatomo, sfruttato dall'ottimo Callejon.
La corsa al secondo posto, che significa accesso diretto alla Champions, infiammerà questo finale di stagione. La Roma può contare su un punto in più e sul vantaggio negli scontri diretti, il Napoli su un calendario favorevole. Il resto della giornata ha raccontato la crisi del calcio milanese. Il bilancio dell'Inter nelle ultime 6 partite è di 4 sconfitte e 2 pareggi, con una media di oltre 2 reti subite a gara. Il tempo di Pioli scadrà a fine stagione. Il Milan contro Pescara, Empoli e Crotone ha ottenuto appena 2 punti, una miseria. Mette malinconia vederle combattere per il 6° posto, che significa preliminari di Europa League. Con questo ci fermiamo, ancora naturalmente l'informazione in diretta sulla 7, Caterina Bizzarri e TG Cronache. Ricominciamo ancora dalla giornata di mobilitazione in Sicilia dei sindacati. Grazie per averci seguito, come sempre ci vediamo anche domani se volete alle 13.30.